grazie. Connessi non vuol dire condividere, e a partire dal libro, dall'ultima fatica letteraria di Marino Sinibaldi, che si svolgerà questa chiacchierata con Christian Raimo. Buon ascolto. L'Italia ha avuto una modernizzazione concitata. Non abbiamo avuto il tempo di metabolizzare i processi, così dicono molti studiosi. Siamo caduti subito nella postmodernità, con le caratteristiche che in parte hai descritto. Ecco, come si fa a sfidare la velocità della contemporaneità? La sfida è coniugare qualità e velocità, altrimenti si finisce in un circolo vizioso, strozzati dal nodo tra velocità, povertà e gratuità. Il problema è come si starà in questo nuovo mondo? Saremo passivi o attivi? Il rischio è che invece prevalga in rete il modello per cui tu cerchi un contenuto, io ti do rapidamente una cosa mediocre, tu non paghi e siamo tutti e due contenti. Gran parte del commercio culturale in rete vive di questo scambio. L'effetto è non solo quello di mettere in discussione il mercato della cultura, che attualmente non è in grado di sopravvivere alla totale gratuità, ma soprattutto di abbassare progressivamente la qualità e le attese del pubblico, che si abitua a chiedere poco e a ricevere pochissimo. Mentre invece avremo bisogno di users esigenti, ricchi di domande prima che di denaro e produttivi. Possiamo per ora accantonare l'utopia dell'abbattimento della distinzione tra consumatori e creatori culturali, sapendo però che la rete la rende concretamente possibile. È più urgente concentrarci su quello che chiamiamo il pubblico della cultura. Perché, come dicono allarmati i medici delle serie televisive, lo stiamo perdendo. Anche qui ci sarebbero dei numeri drammatici da citare, ma diciamo che generalizzando un po', se in Italia manca l'investimento pubblico in istruzione e cultura, quello privato è ancora inferiore. E se allarghiamo lo sguardo a un dato che secondo me ha un forte significato culturale come la ricerca scientifica, scopriamo che mentre l'investimento pubblico è pari alla metà o a un terzo di quello dei paesi avanzati, quello privato dell'industria italiana è addirittura inferiore di 4/5. A me sembra innanzitutto un risultato politico, perché quando un cittadino sceglie dei consumi anziché degli altri, è come se votasse, se non altro perché indica ai decisori politici le sue preferenze, quelle in base alle quali prima o poi anche elettoralmente si pronuncerà. Se il pubblico della cultura è scarso, il messaggio è chiarissimo per la politica, che infatti in cultura investe poco, sapendo di non dover pagare nessun prezzo in termini di consenso elettorale. Insomma, il nostro problema è il pubblico della cultura. Crearlo, allargarlo, arricchirlo, renderlo più consapevole ed esigente. Da questo punto di vista aveva abbastanza ragione Alessandro Baricco quando diceva che bisognerebbe concentrare energie e fondi nei luoghi dove questo pubblico si forma davvero. Baricco parlava di scuola e televisione. Se fosse meno monoteista e aggiungesse qualche altro medium, il mio accordo sarebbe totale. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Christian Raimo, come c'è scritto, credo qui, e accanto a me c'è Marino Sinibaldi. E ti riconosci nelle cose che hai scritto a distanza di... Non l'ho scritta, intanto forse andrebbe detto subito che come evidente anche dall'interlocuzione che c'era nel testo magnificamente interpretato, il libro è una conversazione e che questo aspetto secondo me è fondamentale, Cristian, cioè nasce intanto da una conversazione. Intanto gli sono grato perché della metà la qualità del libro dipende da lui, quindi dipende da lui pure per più della metà gli eventuali difetti. Onesto di rappresentare la questione, è una conversazione, quindi anche l'aspetto che a me piace moltissimo e che spero applicherà e non all'altezza di Zecchini, perché sai che è un modello impossibile, come ha detto ieri Marco Travaglio dopo l'incontro con lui.
Nasce dall'intro, a me piace molto questo, infatti non è l'ultima fatica letteraria, è praticamente l'unica, nel senso che io non scrivo libri, pur amandoli molto, perché penso che siano, tanto ce ne siano tanti belli, non ho tempo manco per leggere quelli, quindi penso che non vorrei aggiungere un libro a me, alla mia fatica, eventualmente alla vostra. E poi su questi argomenti c'è qualcosa un po' di troppo rigido nella scrittura, nel libro. Come il libro cerca di capire cosa sta accadendo sotto i nostri occhi, posso confessare che tanti anni che pensavo di scrivere un libro su quello che stava accadendo, anche dal mio punto di vista, della radio, quindi della comunicazione e della cultura, però mi sembrava di non trovare mai il punto stabile da cui guardare questi fenomeni, quindi un po' di osservazione che rende possibile scrivere un libro. Il fatto di fare una lunga conversazione ha in qualche maniera risolto questo problema. Una lunga conversazione, la conversazione non è tanto fatta di punti stabili, ma di idee che si scambiano e magari si cambiano. Infatti noi abbiamo, insomma, non è la prima volta che parliamo di questo, ma non, diciamo, tanto anche indipendentemente dal libro poi ci confrontiamo, e una delle cose che ti dicevo, che appunto il libro effettivamente, una conversazione ti dà la possibilità anche di essere liberamente incoerente o comunque fare delle contraddizioni fertili. In quel libro, per esempio, sono a un certo punto quasi, alle volte dicevo, si scambiano le parti, nel senso che le domande di Zanchini sono delle affermazioni, delle volte tanto cercando un sguardo trasversale, ma anche allargando la questione, diventa una conversazione concentrica, hanno i raggi di questa. Ma io partivo. Lui ha più sicurezza di me, questo è vero. È strano per un intervistatore, però è molto. Inoltre devo dire che nasce pure, questo va detto, all'interno, all'epoca anche Giorgio lavorava a Radio 3. Radio 3 è un posto dove tutti parlano moltissimo, poi incidentalmente si fanno delle trasmissioni radiofoniche. Tempo che resta, però gran parte del tempo lì è tutti che discutono tutto e parlano. Allora, a un certo punto mi detto, almeno registriamo almeno registriamo qualcuna di queste conversazioni, e è cominciato così. Io partivo forse da pezzo che ho letto adesso, e in tempo reale a me mi sono arrivate proprio le Nielsen. Nielsen, una roba che arriva un po' a degli addetti ai lavori, lavoro in una casa editrice, che sono le classifiche molto dettagliate, i primi 2500 libri che sono stati venduti questa settimana. Siamo almeno nei primi 2500, secondo me. Non ho visto che ci sta Sinibaldi Zanchini, adesso ve lo dico subito. No, ma non va andare alle prime, parti da sotto almeno. No, nel senso, il dato che insomma mi piace commentare con te, che in realtà anche i primi, cioè John Green, Colpa delle Stelle, Camilleri, insomma questi irraggiungibili, in realtà non vendono molto. Nel senso che se Camilleri o John Green, in realtà vendono 7.000. E per stare nella classifica, no, che non sono pochissime effettivamente, però... No, però per un bestseller sono valso, tutti voi saprete che per un bestseller libro, diciamo, il libro che ha venduto di più questa settimana è Ken Follett, che ha venduto tanto effettivamente, 35.000 copie. Il secondo libro che ha venduto di più è Stelle, che ne ha venduto circa 12.000. Il terzo è Il bacio di Giuda di Svegas di Modigliani, poi c'è Camilleri con Donne che ne ha venduto 5.000, e poi Via Giù, appunto Panza, eccetera eccetera. Questi numeri, cioè nel senso, stare primi, secondi in classifica, nelle ultime settimane c'era Carofiglio, Camilleri, spesso appunto il primo in classifica nelle ultime settimane, nelle ultime mesi vendeva 7.000-8.000 copie. Ovviamente voleva dire che chi stava nel 2500esimo ne vendeva appunto quanto. E
questa cosa vuol dire che evidentemente c'è un fattore di crisi che non riguarda appunto quello che diciamo noi, le case editrici di progetto, indipendenti, eccetera, eccetera, ma riguarda evidentemente anche il mondo dell'industria, dell'industria del libro. Io quando vedo questi dati a un certo punto, statistica ogni settimana, e insomma un po' alle volte ho la sensazione di chi sta producendo Betamax, è arrivato il VHS. Questa cosa, come dire, non è il tuo sguardo sul libro, perché non sei assolutamente un catastrofista, non lo sono neanche io, però insomma il nostro sano ottimismo rispetto appunto agli apocalittici alle volte traballa rispetto a tutto questo. Vorremmo che, non, cioè, che fosse un ottimismo non ingenuo, ma un ottimismo. Beh, insomma, guarda, a me più che il fatto che i primi vendano così poco mi sembra, dal punto di vista diciamo del libro e anche della società culturale e anche del paese, mi sembra più dannoso che sia scomparsa tutto un certo tipo di editoria che magari non arrivava nei primi posti e però rappresentava il tessuto un po' profondo della discussione pubblica, del dibattito, come è accaduto in alcuni anni per alcune collane. Che ne so, io sono cresciuto con quella collana di Einaudi che si chiama il Nuovo Politecnico, quella bianca con un quadrato rosso, che molti, qualcuno, non dico molti perché sennò dovrei fare illazioni sulla vostra età, ma insomma alcuni di voi conosceranno, e lì mi sembrava di avere di fronte squadernata tutta una cultura. Non erano bestseller, erano libri che vendevano penso qualche migliaio di copie, però le vendevano, e non pochissime migliaia, ed erano tutti insieme, erano un po' un tessuto culturale, non dico condiviso perché probabilmente era di parte, ma diffuso. Lo dico perché quello è un po' il ruolo del libro che interessa a me, a parte i bestseller. Tra l'altro credo che sui bestseller, non negli ultimi anni abbiamo avuto bestseller che nella nostra storia non ci sono mai stati, Christian, compresi l'anno in cui sono esplosi ed non ha precedenti nella storia, due giovanissimi, all'epoca giovanissimi, come Saviano e Giordano, no? Quindi è proprio questi, e questo secondo me è molto istruttivo, e è una catastrofe culturale in senso tecnico. La catastrofe in senso tecnico non è una cosa apocalittica in sé, ma è un mutamento profondo di stato, no? Questo senso scientifico, siamo il tema. Questo è sicuro, cioè che il libro abbia perso una sua centralità è banale, ovvio, e per tante ragioni, alcune brutte, alcune se non belle legate alle trasformazioni che stiamo seguendo. Nel libro insomma si cerca di ragionare su questo e sintetizzare, è un po' difficile, ma sostanzialmente il libro è stato per tanti anni l'unico strumento che avevamo, potremmo fare lo stesso un discorso analogo per i giornali, il libro è stato l'unico strumento che avevamo per accedere a delle cose che secondo me poi sostanzialmente sono realizzazioni di desideri. Ma non voglio fare il studio, psicanalisi stucchevole, ma insomma ci sono dei desideri, un desiderio di conoscenza, un desiderio di avventura, un desiderio di emozione. Alla fine, semplificando, si legge per quello, si legge perché delle cose che non sai le vuoi conoscere, perché delle cose che non vivi le vuoi provare, perché dei mondi che non visiterai te ne vuoi appropriare, delle emozioni le vuoi condividere, degli autori li vuoi, ecco, tutte queste motivazioni, tutti questi desideri che trovavano solo nel libro sostanzialmente la loro soddisfazione, ora si soddisfano in modi diversi. Un videogioco è una modalità emotivamente altissima di accedere all'avventura, non so come si fa, quindi lo vedo, insomma, qualcosa. Quindi lì c'è come un desiderio, una massa diciamo di pulsioni, desideri, e qui stiamo parlando di un'età cruciale nella creazione dei lettori, cioè l'adolescenza, che vanno da un'altra parte. Non è che puoi fare tanto, bisogna capire come, bisogna capire cosa si perde perdendo il libro, però bisogna anche, infatti io non trovo le categorie di ottimismo e pessimismo, a parte che sono inclinazioni personali, insomma dipendono da tante cose sostanzialmente appunto caratteriali, hanno poco a che fare con quello che accade davvero. Se c'è un istinto, diciamo, nel libro, semmai quello progressista, cioè di cercare di vedere dentro queste trasformazioni se ci sono delle ragioni che ci spingono non all'ottimismo, ma a una forma di progresso. Poi naturalmente la parola progresso a sua volta qui pronunciarla davanti a Remo Bodei mi intimidisce un po', Remo, però
alla fine io lo dico, per me il progresso è una cosa che spinge un millimetro in là la vita delle persone, gli allarga un po' l'area delle libertà, delle conoscenze, per me fa crescere una società, quindi siccome un fattore di crescita collettiva per me è importante l'eguaglianza, aumenta l'eguaglianza, ecco, se delle cose permettono più libertà, più accesso, più conoscenza e per tanti, se non per tutti, e quindi più uguaglianza, quello secondo me è il progresso. Dentro queste trasformazioni ci sono per me degli elementi di progresso, non solo degli elementi di pessimismo, di tristezza, come potrebbe venire scorrendo la tua classifica e magari arrivando alla fine a capire non ci sono manco 2500 libri che hanno venduto una copia, perché questa possibilità si potrebbe verificare che per la prima volta la classifica non comprende 2500 libri ma 2490, capisci? Sì, penso che mi metto sulla tua stessa sponda, nel senso che spesso sono anch'io provo a fare il progressista dei ordalier invece dei conservatori, dei nostalgici, degli apocalittici. Però appunto invece cerco di farti, per semplice spirito maieutico, un po' da reagente, perché in questa lista in realtà poi scorrendola c'è un dato, ci sono alcuni dati significativi, e parto da questi due dati. Il primo saggio diciamo che possiamo considerare un libro di studio, è nella posizione 208, è Enrico Camanni, Il fuoco e il gelo, edito dalla Terza, un libro sulla prima guerra mondiale. E poi ci sono ovviamente appunto in classifica Recalcati, un paio, Mancuso, libri, come dire, che anche nella produzione di Recalcati e Mancuso sono libri, diciamo, molto divulgativi, libri che forse potremmo considerare d'aria. Scorrendo spesso la classifica dei libri di saggistica, quindi capendo su cosa si sta formando l'Italia, io spesso sono sconcertato, perché mi rendo conto che la classifica dei libri di saggistica in realtà non è, quindi non sono libri di saggistica ma sono libri di varia, sono libri di divulgazione. Quindi mi chiedo se tra i desideri che noi attribuiamo ai libri, questo desiderio di conoscenza venga meno, nel senso c'è il desiderio di condivisione, c'è il desiderio di emotività, c'è il desiderio di intrattenimento, c'è il desiderio appunto dello status culturale, si compra i libri per, come volti, per fare un regalo, ma il desiderio di conoscenza, che effettivamente appunto mi ha fatto comprare forse i libri, il periodo in cui ho comprato più libri probabilmente era il mio periodo universitario, quando stavo e lì avevo incetta di qualunque cosa e ho continuato con quell'attitudine lì, oggi invece non ci sono. Viene sostituito da altro, c'è un approfondimento che passa da un'altra parte, però il libro come studio, il libro come così, questo però tu ti riferisci a studio oppure a saggistica, a che fare esempio con la contemporaneità o l'attualità, come si dice? Perché per esempio bisogna essere brutali, i talk show hanno tolto lettori, perché i talk show televisivi sono un genere che ha distrutto quel libro un po' di intervento, che è a metà tra la saggistica e la politica, si chiamano di intervento, erano dei libri che... Tutta questa discussione si è un po' polarizzata tra la rete e la televisione, tutto si è polarizzato tra la rete e la televisione. Credo che insomma tutto il futuro si giochi in questo scontro, alleanza tra la rete e la televisione, che sono i due luoghi catalizzatori di tutti questi desideri, e il resto... La radio ha un ruolo diverso, diciamo marginale, è parola che non mi spaventa, insomma. No, però facevo un discorso, come dire, oppure la rete. Io sono d'accordo che appunto noi abbiamo tanti mezzi e questi mezzi non sono mutualmente escludenti. La rete, la televisione, i social network, eccetera, eccetera. E più li padroneggiamo e più in qualche modo le nostre libertà crescono. Ma mettevo insieme a questi dati di prima, dato delle invece classifiche Nielsen generali sulla lettura, e tra tutti i dati vari un dato un po' che lascia inquieti è quello per cui tra il 2010 e il 2013 la fascia dove sono stati persi più lettori è quella tra i 15 e i 17 anni, e lì c'è stato un calo della lettura del 9%, quindi in realtà non è che hanno smesso di leggere, ma spesso appunto non sono entrati nel campo dei lettori forti una percentuale consistente di
ti consola, oppure se ti preoccupa di più, è più o meno lo stesso dato che riguarda la radio, la televisione. C'è una generazione, cioè tutti questi linguaggi, la radio insomma potrei descriverlo più minuziosamente, tutte queste media, tutte queste forme di comunicazione in realtà si sono rinnovate con banalmente nuove generazioni che entravano dentro, no? Per la radio tutto questo in Italia è cominciato a metà degli anni 70 con le radio private o commerciali o libere, in America un po' prima, negli anni 50 con rock and roll. Da lì in poi nascevano radio diverse quasi per ogni generazione, perché ogni generazione che arriva ha il suo linguaggio, soprattutto musicale, ha poi le sue forme di socialità, insomma, essendo la radio appunto vivendo soprattutto di queste cose, di un elemento di conoscenza musicale, di informazione musicale, di conoscenza musicale e un po' anche di identità, cioè intorno a una radio, anche senza partecipare, tu però costruisci un po' una tua identità. Questo naturalmente vale per Radio 3, ma vale pure per Radio DJ, vale moltissimo per Radio Maria, insomma, sono tre radio di cui spero sappiate che sono molto differenti, insomma, spero insomma percepiate una forte, diciamo, differenziazione tra queste tre radio, però sostanzialmente uno le ascolta perché c'è la musica, adesso non so la musica di Radio Maria, ma la immagino, e poi e l'identità. Guarda caso, Cristian, come sfortunata la radio, non è sfortuna, la musica e l'identità, diciamo, di gruppo sono proprio le due cose su cui la rete ha sfondato, no? Cioè iTunes eccetera e Facebook eccetera, cioè, quindi per esempio lì da, diciamo, due tre generazioni, intendendo per generazioni fasce di età molto ristrette, quelle appunto in cui tra i 15 e i 17 anni tu fai un po' una tua scelta, non stai più a sentire quello che ti dice, forse pure prima ormai, ma insomma le maestre o i genitori, e senti una tua radio e entri in un tuo social e leggi dei tuoi libri che non so più solo quelli che ti dicono e vedi pure la... in tutti adesso questi mancano la radio, mancano pure un po' la televisione, benché lì il fenomeno sia più oscuro perché non si capisce bene, insomma è più complicato. È proprio una generazione che prende altre strade, questo appunto, che come lo giudichi? E questo succede a volte nella storia, anzi era un po' che aspettavamo che le trasformazioni tecnologiche provocassero proprio una specie di divaricazione, no? E adesso comincia a accadere, adesso è un'esperienza di ciascuno di noi in chiave personale o familiare sta provando, no? Che esistono proprio, che ormai diciamo il depositarsi di queste tecnologie sta creando delle piccole mutazioni antropologiche, no? Senza, antropotecniche dovremmo dire, senza, diciamo, che implicano per esempio tra le altre cose dei mezzi completamente diversi, che non sono nemmeno la rete, insomma sono i sottoinsiemi che stanno nella rete e che andrebbero osservati. Ecco, pure qui c'è un problema di descrizione, di attenzione, per me c'è appunto questo problema di stare attenti, di non partire con gli schemi che abbiamo già, che sono appunto sempre ottimisti, pessimisti, apocalittici, integrati, alla fine le categorie, che sono categorie psicologiche comprensibilissime, dividono ciascuno di noi, per esperienza penso di poter dire non sono più nemmeno, siamo tutti un po' apocalittici, un po' integrati, ci sono momenti della giornata in cui siamo ottimisti e pessimisti, ci sono trasformazioni che ci fanno sperare, siamo tutti disturbati bipolare nitido ormai, no? Quindi insomma, bisognerebbe guardare, appunto, disaggregare cos'è che perdiamo se perdiamo i libri, per esempio, cos'è che acquistiamo invece se abbiamo questa orizzontalità, acquistiamo delle forme di accesso e secondo me potenzialmente di eguaglianza che non ci sono mai state nella storia umana. Il problema delle conversazioni, che nelle conversazioni si è in due, no? Quindi se l'altro è ottimista, adesso è un po' pessimista. Sì, pessimista. Nel libro sembra ottimista perché di fronte a Giorgio è ottimista anche Paolo di Tarso. No, Paolo di Tarso era ottimista. Di fronte alle domande mi piaceva Giorgio, accento inclinazioni che dominavano specie quando registravamo dopo pranzo, perché alcune discussioni facevano facile. Di fronte a te magari se tu così, ma questo secondo me è il bello della conversazione, è l'elemento relazionale e quindi relativo che si ha sempre nella conversazione. Non voglio annoiare, ma quello dove è nata la filosofia, cioè questo modo di fare, la dialettica era una cosa in cui non è che proprio uno sosteneva una tesi, ma la affrontava, la cambiava secondo l'interlocutore. Poi con la scrittura è successa la catastrofe, probabilmente quella vera, perché la mobilità del pensiero si è un po' fossilizzata, ma è una cosa troppo antica per metterla in discussione ormai. Rendo conto che appunto dipende il ruolo radiofonico della dialettica, io faccio teto nel dialogo platonico, però c'è un
venivano tre fuochi da spulciavo tra le cose che dicevi. E, uno è un autore che amiamo molto entrambi, un bravissimo divulgatore americano che si chiama Stephen Johnson, e c'è questo libro che in realtà ogni tanto mi viene da citare, che è Tutto ciò che ti fa bene fa male, che in cui a un certo punto racconta come effettivamente un cambiamento antropologico generazionale forte sia dovuto a una mutazione dell'area di Brodmann. L'area di Brodmann è una parte del nostro cervello che si occupa dei compiti non finiti, e cioè quella parte del cervello per cui... Enorme, la parte quasi l'intero cervello praticamente, almeno nel mio caso, non so voi, ma insomma... Sì, guarda, io ce la posso far vedere così, questo era il mio to-do. Questa è la tua area di Brodmann. questa è la mia area... è quella per cui a un certo punto mettiamo la macchinetta sul fuoco, andiamo a rispondere al telefono, andiamo in bagno e ci ricordiamo che la macchinetta è ancora lì sul fuoco. Spesso ci ricordiamo che la macchinetta è ancora lì sul fuoco. E quest'area di Brodmann negli ultimi anni è un'area che sviluppiamo in un'età molto, insomma, quando siamo molto piccoli, e ovviamente la sviluppiamo come tutti i muscoli se viene stimolata, allenata, e ovviamente negli ultimi anni, soprattutto quando da piccoli siamo sottoposti a stimolati da narrazioni molto complesse, i videogiochi, le serie TV, dei libri che invece appunto implicano una grande quantità di plot e di subnarrazioni, è ovvio che se io mi metto davanti a un videogioco, ho 10 tasks da fare, 10 compiti da finire, poi devo andare a cena e poi lo riprendo, evidentemente fin da piccolo questa area di Brodmann è sviluppata. E un esempio che effettivamente io faccio quando parlo con i miei studenti è l'esempio per cui a un certo punto, se voi vedete un film con i vostri genitori, con i vostri genitori, una serie TV, dicono: oddio, ma chi era quello? Ma spiegami un attimo questo personaggio che cosa faceva? E sembra che appunto, nonostante siano delle persone intelligentissime, magari coltissime, molto di più, non riescano a seguire delle narrazioni che sono molto semplici. Oppure, esempio molto piccolo, così quando io mi rimetto a vedere una serie TV degli anni 80, che sia Supercar, Magnum PI o cose del genere, la trovo estremamente lenta. Dico, ma questi non fanno niente. Che succede qua? Un'ora e mezza in giro con la macchina. Questa cosa qui in realtà è un cambiamento, come dicevi tu, antropotecnico. A scapito di questo però, cioè nel senso che quando vedo i miei studenti che lavorano in multitasking, che sanno fare, hanno una capacità cognitiva di gestire tantissimi compiti diversi, quindi sanno chattare, studiare, controllare Wikipedia, rispondere al telefono, eccetera, eccetera, ovviamente il modo per gestire questa cosa emotivamente è una modalità ansiosa, nel senso che i miei studenti, i ragazzi, eccetera, eccetera, imparano fin da piccoli a gestire tecnicamente molti strumenti diversi, però imparano fin da piccoli anche l'ansia. Io ho dei ragazzi di 14 anni che mi dicono: professore, io non so gestire l'ansia, oppure che prendono dei calmanti, dei blandi tranquillanti, eccetera, eccetera, fin da piccoli. Il libro, e questa forse è la cosa così, per me forse in un'età in cui c'è una trasformazione fondamentale come quella dei 15 ai 17 anni, in cui non sappiamo bene neanche cosa siamo, forse un po' mi ha insegnato a, come dire, elaborare l'ansia rispetto appunto al mondo, perché appunto aveva altri tempi. Questa funzione il libro può averla ancora, cioè una funzione così, vabbè. Molto interessante, abbiamo una risposta, farei un'altra delle domande io su questo, nel senso, no, intanto a me, io il libro c'è un po', ma insomma forse a voce si può chiedere, io penso che dobbiamo sempre di fronte a queste cose fare dei piccoli esercizi, uno che non, per gioco più che direi storicista, ma lo dico un po' ironicamente, che è quello di dire: ma non è che ogni volta ogni generazione successiva ha provato questo, Cristian? Cioè, non è che ogni volta la generazione, cioè guardando il passato, sì, a noi ci sembra lento il calcio degli anni 90,
80, 70. Però negli anni 80 con gli anni 40 ci sembrava cioè non lentissimo, nonostante c'era un effetto perché andavano un po' più veloci le immagini, mi ha spiegato mio padre che le vedeva le partite, cioè, guarda, mica correvano così, perché se nelle immagini c'è un po' una distorsione tecnica. Allora, da un lato bisogna vedere quante di queste cose non siano tipiche del passaggio tra generazioni, o tragiche, ma come dire, inevitabili nel passaggio tra generazioni. Sta scena televisiva che decide l'ho vista fare a mia madre con Maigret, quello di Gino Cervi. Gli sembrava un po' veloce. Oggi se vedi Maigret di Gino Cervi, ti appisoli tu, immagino, ti appisoli. E poi era uno degli scopi della televisione di allora, credo, insomma, scopo civile, non in anni di turbamenti sociali. Per cui da un lato bisognerebbe fare un po' questo, poi invece vedere il resto, cioè quello che davvero è difficile, perché quando uno sta dentro i mutamenti non è che riesce a vedere bene quali sono gli elementi oggettivi, però insomma potremmo provare a fare questo esercizio. Allora, questo che dici te secondo me è molto interessante, però al lettore di Il Giovane Werther sembra, dubito di questi effetti dei libri, la scia dei suicidi che generò in Europa la lettura del Giovane Werther. Ha voglia di libro no, leggi un libro perché ti tranquillizza, no, quelli si ammazzavano, sembra, dopo aver letto di Werther e Carlotta. Quindi, come vedi, nel libro faccio un esempio che è molto ironico, specie con l'interlocutore che avevo davanti, cioè che quando nel prologo del Faust di Goethe, a un certo punto c'è, adesso non ricordo più a memoria, ma insomma, nel libro c'è tutto citato, quindi è una delle ragioni eventuali per comprarlo, che praticamente l'impresario dice allo scrittore del testo, al drammaturgo, ma non farla troppo lunga per scrivere questo testo teatrale, perché c'è tutta una specie di meta teatro, no? Loro discutono, perché tanto la gente viene a teatro, non è che arriva qua concentrata, preparata, c'è chi è arrivato spinto dalla noia, chi dopo un pranzo luculiano, altri, può esserci di peggio, hanno letto da poco un quotidiano. Cioè leggere i quotidiani nell'epoca di Goethe, quindi siamo a cavallo tra i due secoli, cioè, veniva considerata un'attività che deformava la natura umana, ne sminuiva la concentrazione, la densità, l'intensità emotiva, no? Oggi se noi vediamo un ragazzo che legge un quotidiano, gli buttiamo in ginocchio abbracciandolo come fosse la civiltà che passerà pure alla generazione futura. Capite come le cose cambiano? Bisogna essere onesti in questo, non perché poi, perché è così, cioè ogni generazione, a quella della letteratura classica, l'arrivo del quotidiano con la sua eccitazione, sembra un elemento di eccitazione continua, di febbrile lo è stato, ha generato passioni, guerre, rivoluzioni, la lettura dei quotidiani, cosa che noi sembra impossibile, no, che abbia questa. Quindi non so che serve questo esercizio, ma serve un elemento anche di onestà diciamo, intellettuale, farlo ogni volta, di onestà personale quando affrontiamo. Poi una qualcosa di vero, cioè per esempio questa cosa che descrivi te, io la vedo da un punto di vista un po' che è quella del multitasking, no? È effettivamente una realtà interessante, il fatto di fare molte cose insieme. Poco fa parlavamo del libro di Serra, questo sugli sraiati, in cui appunto dal punto di vista un po' diverso affronta questo elemento della differenza generazionale, diciamo così. Lui arriva a descrivere questo ragazzo, non mi ricordo come, ma a un certo punto che fa, mentre studia risponde al cellulare, chat e tu, la cosa che dice Serra, e poi il giorno dopo ha pure preso un bel voto, no? Cosa incredibile dal punto di vista della generazione che guarda questo multi. Allora, io non so se ci possiamo accontentare del bel voto, se invece è più interessante indagare quest'area di Brodmann, che non so se esiste una tua invenzione letteraria, perché io non me la ricordo, veramente no, quel libro là mi ricordo più l'altro libro sulle invenzioni di Stephen Johnson, però non dubito. Ah, esiste. Sviluppa, no, ma certo, stiamo giocando. Sviluppati, già il fatto che sviluppi altre aree cerebrali. Come temiamo che le distruggano le aree cerebrali queste tecnologie, già il fatto che esercitino di sviluppi in aree cerebrali mi sembra una cosa, vediamo che succederà con tutte queste aree cerebrali sviluppate, mi sembra, insomma, capisco che non dà risposte, però io sono fatto così, io figurati, cioè, anche perché in realtà poi getti molti ami, uno era quello dell'uguaglianza, che in realtà nel una sorta di
di spina dorsale che tu fai finta che non ci sia perché sembra un libro molto fluido, però sembra un libro senza spina dorsale, un po' fascista come giudizio, un libro senza spina dorsale. No, è bella cosa. No, nel senso che senza attributi. No, nel senso che sembra un libro molto plastico che appunto tu fingi in qualche modo una totale, come dire, alle volte gentilezza e convergenza nei confronti dell'assertivo Zanchini, ma poi invece ci sono delle anche dei fermi, cioè nel senso ci sono dei punti stabili che appunto la conversazione è vero che sembrano meno, l'uguaglianza per esempio molto forte secondo me, e soprattutto è l'uguaglianza delle possibilità di istruzione, nel senso che se ci sono appunto i tutelari su questi libri sicuramente sono il nome di tutelare di Don Milani, altri che hanno cercato soprattutto attraverso la scuola, attraverso appunto altre forme di servizio, come radio, eccetera, eccetera, portare più persone possibili ad avere quella crescita. E poi racconti anche la tua esperienza personale di come sia stato fondamentale effettivamente l'accesso alla cultura attraverso la radio, la televisione o le biblioteche. E a me venivano in mente queste due cose che forse sembrano più delle domande. La prima è la questione del servizio pubblico della RAI. Io ho avuto la fortuna in questi anni di rivedermi per RAI Storia i vecchi sceneggiati RAI, faccio dell'introduzione ai vecchi sceneggiati, e ho notato che come nel 1970 c'era Liliana Cavani che poteva fare in prima serata uno sceneggiato su San Francesco, o Gianni Amelio che poteva fare sceneggiato sulla Città del Sole, e oppure Bolognini che faceva nell'81 un sceneggiato su La Certosa di Parma di Stendhal, e oggi La Certosa di Parma, sempre per fare un esempio di Stendhal, 2-3 anni fa l'ha rifatto Cenziati H. Turrini, che era un immondezzaio, e quell'operazione, come dire, pedagogica, educativa della RAI di Bernabei, che era evidentemente legata a un contesto dei tempi, oggi in qualche modo io la vedo completamente scomparsa. E questa cosa, beh, l'altra domanda te la faccio dopo, questa cosa mi sembra, come dire, un grosso buco. Un grosso buco, cioè l'idea che effettivamente un servizio pubblico può essere anche appunto legittimamente pedagogico. Beh sì, intanto considera che un mezzo di comunicazione è sempre pedagogico, pure quando... anzi soprattutto quando non dice di esserlo. E infatti dopo l'epoca del servizio pubblico, rispetto alla quale è un atteggiamento ambivalente, perché allora ero un ragazzo, non mi sembravano sti capolavori queste cose che si vedono in televisione, anzi per ragioni anche un po' banalmente generazionali o addirittura diciamo, maliziosamente politiche, uno non è che fosse così rappresentato da quel tipo di servizio pubblico, del quale però riconosco l'elemento appunto progressivo, innovativo che aveva. Poi c'è stata un'altra forma di pedagogia che per 30 anni ha dominato questo paese, che ha avuto nelle TV, questa volta commerciali, il suo epicentro. È stata una grande operazione pedagogica di formazione dell'opinione che ha preceduto quella politica, diciamo così. Non credo ci fossero tutte queste intenzioni o questa, diciamo, genialità nel programmare, però c'è stata una trasformazione pedagogica che contiene alcuni degli elementi che dicevi te. Per esempio mi ricordo l'arrivo dei cartoni animati giapponesi come una enorme esplosione di velocità, visto che parliamo tanto di velocità, no? L'arrivo dei cartoni animati, che oggi sembrano a loro volta Ciro e Mila, quelli che tiravano a pallone, cioè rappresentazioni tanto antirealistiche. Mi ricordo lo scandalo di vedere il pallone diventava uno strumento violento, no? La pallavolo che si distorceva, tutta quelle là sono delle forme di pedagogia potentissime naturalmente. Quindi diciamo la prima cosa, e quindi sono d'accordo con te nel lamentare l'assenza di questa cosa, perché soprattutto diventa l'assenza della consapevolezza che si fa pedagogia comunque, eh? Qualunque messaggio trasmetti è un messaggio pedagogico, come, è un po' come l'ideologia, no? Abbiamo visto che la morte dell'ideologia è una fortissima ideologia, l'ideologia più pervasiva
e minacciosa forse di altre, e così la pedagogia, quando dicono di non farla ne fanno, quando dicono basta con la TV pedagogica stanno facendo una grande operazione, possiamo chiamarla antipedagogica, ma insomma sostanzialmente una grande operazione di formazione dell'opinione pubblica. Questo è accaduto nitidamente nell'Italia a partire dagli anni Ottanta, con appunto l'esplosione delle cosiddette TV commerciali e poi l'implosione delle TV commerciali, cioè il fatto che il pluralismo delle TV, almeno insomma, delle TV commerciali è precipitato in un duopolio, insomma, con la stessa probabilmente idea. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto, visto che parli di servizio pubblico, il nostro problema, Cristian, non è solo, cioè è la fine di tutti i servizi pubblici, no? Questo è un po' il problema. Adesso non voglio fare la parte, nel libro è, cioè, quasi un po' involontariamente una parte di keynesiana, perché io dico che sono figlio dello Stato sociale, e lo Stato sociale non è solo le biblioteche, è pure le case popolari e le borse di studio, sono miracolato, diciamo, dal sistema dello Stato sociale. È tutto questo che cade, e forse la crisi del servizio pubblico radiotelevisivo, cioè l'azienda per la quale lavoro, va vista pure dentro sta crisi di tutte le forme di servizio pubblico, i trasporti, no? Roma è una specie di, però pure lì ti assicuro che mio padre faceva il tranviere, erano già in crisi i trasporti quando faceva il tranviere lui, non c'erano ancora gli autobus, c'erano solo i tram, però comunque è vero che tutte queste forme qua, per ragioni apparentemente economiche, in realtà insomma di considerazione, di valuta, di gerarchie, sono tutte in crisi, la sanità, cioè tutte queste forme, la crisi del servizio pubblico televisivo andrebbe vista dentro questa crisi di tutte le forme, diciamo, condivise, sociali, un minimo collettive, sono tutte quelle che sono entrate in crisi a partire da un processo, ripeto, di cui non vedo proprio un regista, che però ha spostato tutta l'attenzione sull'individualismo, quindi insomma tutte le forme. Questa seconda cautela, prima di dirti che sono d'accordo e che infine la ragione vera per cui poi è che il servizio pubblico, anche quella televisione che dici te, e ripetendo la mia resistenza ancora la mia resistenza da adolescente o da giovane, diciamo più o meno sovversivo, diciamo almeno così mentalmente, a identificarsi con quella cosa, comunque rispondeva a un'idea di paese. Questo, capisci, i servizi pubblici funzionano se ci stanno i soldi, se ci sta la cosa di tutti, che sono un elemento importante della nostra vita collettiva, ma in terzo luogo se in qualche modo un'idea di paese c'è. Allora, quello che è strano guardando indietro è che in un'epoca di forti contrapposizioni ideologiche come quella che ha segnato l'Italia tra gli anni 40, alla fine degli anni 50, agli anni 80, di forte contrapposizione ideologica, cioè di due ideologie che si sembravano escludersi a vicenda, alla fine c'era un'idea di paese abbastanza condivisa. Questa è una cosa che dice benissimo un libro meraviglioso, Tony Judd, un libro che si chiama Guasto il mondo. Lui è un americano scomparso, purtroppo è un grande studioso dei sistemi europei, e lui dice, guardando soprattutto all'Europa, è incredibile come tutto il dopoguerra, benché ci fosse la guerra fredda tra est e ovest, ma anche dentro l'ovest di cui lui si occupa ci fosse una guerra fredda interna, una fortissima contrapposizione ideologica, ci fosse un'idea condivisa di quello che doveva essere un sistema, paese. Per esempio, nessuno metteva in discussione appunto l'idea di servizi pubblici, nessuno metteva in discussione le tasse. L'argomento delle tasse non è stato, perché veniva dato per scontato che lo Stato si doveva occupare, quello è l'esito della guerra, i 30 anni gloriosi, come li chiama qualcuno, cioè gli anni tra metà degli anni 40 e appunto la metà degli anni 70, in cui era condivisa un'idea di società che oggi ci sembrerebbe assolutamente di parte, quella per cui lo Stato si fa carico di bisogni essenziali, risponde alle difficoltà dei cittadini, la tassazione deve essere il modo progressivo per ridistribuire il reddito, altrimenti si ridistribuiva nel modo catastrofico che avveniva dall'altra parte della cortina di ferro, quindi ahimè con tutte le sue brutture il comunismo forse funzionava come una specie di minaccia che insomma da quest'altra parte consigliava forse più quello che a me sembra realismo, ma insomma ecco tutto. È un po' tutto questo che è saltato quando mi fa la domanda sul servizio pubblico la RAI, non per spicolare, però è con tutto questo sistema, tutte queste forme, diciamo, di pubblico, pubbliche in crisi, è difficile. E poi c'è un altro fatto, e questo vi invito di nuovo a fare l'esercizio di capire se è progressivo o no,
che i servizi pubblici funzionano su sistemi sociali, su paesi coesi, in cui appunto c'è una condivisione di fondo, invece noi siamo diventati non più coesi, e non siamo coesi per tante ragioni ideologiche, ma anche perché mutano la nostra realtà sociale, abbiamo molti stranieri, fenomeno che non è che può essere liquidato solo con le presunzioni ideologiche, è una cosa che mette in crisi la coesione delle società, non ci abbiamo più gli stessi valori, non ci abbiamo... Allora il servizio pubblico, persino nelle cifre, diventa una cosa sempre più particolare, non raccoglie più, non c'ha più quella estensione che aveva, perché non siamo più società coese, compatte, non siamo più società... Sempre Tony Giada, adesso per citarlo, lui racconta, non mi ricordo, perché lui c'ha il mito dei paesi scandinavi, ma dice che in Norvegia il 97% erano norvegesi, cioè erano la stessa religione, la stessa... E naturalmente è facile governare e fare servizi pubblici di qualunque tipo per società così coese, compatte, è difficile farlo quando diventano plurali. Io sono abbastanza, come si dice, stupefatto quando dice se è a favore o contro le società multietniche, e quelle si affermano, è un'altra di quelle cose in cui non ha tanto senso essere ottimisti o pessimisti o a favore o contro, ma bisogna sapere cosa portano, e secondo me portano delle sfide molto affascinanti, anche pure cosa comportano, cioè mettono in discussione sistemi che si basano su una condivisione sempre più faticosa. Bravo, insomma, ci sono tanti modi per rilanciare, poi volevo scivolare le questioni prettamente politiche su cui magari invece alle volte non la pensiamo anche nello stesso modo. Però mi veniva da pensare che nella storia dell'Italia, mistica dell'Italia unita, De Mauro insomma focalizza, individua come fattori di azione, di azione nazionale, appunto di coesione del paese, fondamentalmente appunto la scuola e la TV. Molti altri fattori, ma c'è anche l'esercito, eccetera. E faccio un esempio di, diciamo, tre dispositivi che secondo me non funzionano rispetto alla scuola. Il primo è un esperimento che faccio spesso in classe, quello di chiedere, secondo voi, quanti sono gli immigrati in Italia oggi? Qual è la percentuale degli immigrati in Italia oggi? E io insegno in un liceo classico, al triennio di un liceo classico, quindi ho un gruppo di studenti abbastanza, non essere arrivati lì, filosofia e storia. La gente mi dice, i miei studenti mi dicono 30, 35, 40, 50, 60%. Persone che appunto vanno molto bene a scuola, non meno del 20-25%. Questa statistica, c'era uno studio fatto da un sociologo che si chiama Civati, che non è lo stesso Civati politico, individua come che la percentuale di risposta a questa domanda, cioè il tasso di immigrazione percepito, è del 23%, mentre in realtà l'immigrazione più o meno si aggira tra il 6,5% e il 7%. Quindi io dico, la percezione sociale di una società, evidentemente mi rendo conto che evidentemente quei mezzi di comunicazione di massa hanno creato cosa che non esiste. Secondo esempio, una delle cose che mi mettono molto in imbarazzo quando insegno, è forse voi che ha dei figli lo sa, è che si può scegliere a scuola se invece di fare il tema di fare l'articolo di giornale. E è una cosa che per me ogni volta mi dà un grande imbarazzo, perché dico, articoli di giornale e ne vengono dati 5-6 brani estratti da varie cose, da vari saggi, eccetera, eccetera, e viene chiesto a uno studente di 16 anni che spesso non ha mai letto un giornale da sua, di compilare un articolo di giornale, e lui mette lì Corriere della Sera, Pinco Pallo, oggi siamo qui a Piazza Affari e registriamo questa cosa. E io per fortuna appunto devo dare una mano alla collega italiano a correggere gli articoli dei giornali, e a me sembra un'operazione pedagogicamente aberrante. E in realtà, come dire, sono 3 anni di educazione all'opinionismo, al fatto che ognuno in qualche modo
possa dire la propria. E la crisi strutturale in parte è questa. Terzo elemento così è la tesina. Come voi sapete, appunto, per fortuna c'è questo esame di maturità che per fortuna fino a quest'anno ha avuto dei membri esterni. Adesso la ministra Giannini dice no, basta, troppi sprechi esterni. E si avvicina alla tesina e ci sono dei miei colleghi che insomma a me un po' imbarazzano anche questi, che dicono la cosa fondamentale è fare i collegamenti. Sì, per cui ci sono delle tesine che parlano, che ne so, radio, faccio la tesina sulla radio, metto il radio in chimica, la radio in anatomia, in educazione fisica, perché il radio così, e la radio così, e in qualche modo ho fatto il collegamento. E questa cosa mi sembra, come dire, che se io devo insegnare una cosa a scuola, dico, fare i collegamenti è, come dire, il contrario del pensiero critico. Che è cercare di vedere se quei collegamenti che fai hanno una ragione d'essere. Tutto questo per dire che una delle cose che dicevi prima, che mi sembra una questione strutturale rispetto alla trasmissione culturale, è quello della bolla, cioè quella che Harry Parisor chiama the filter bubble, cioè che spesso in qualche modo molti dispositivi culturali che abbiamo, a partire dalla scuola, a partire dai mezzi di comunicazione, a partire dai giornali, in qualche modo spesso confermano le opinioni. I social network sono fatti in modo che noi sentiamo le voci di persone a noi molto vicine, e quindi il contrasto, il conflitto, la messa in discussione, cioè quello che noi in qualche modo, il trauma del sapere, il trauma del vedere che delle cose appunto per noi sono talmente complicate che non riusciamo a farlo, è un'esperienza che ci viene sempre più, come dire, eliminata, mentre quella forse siamo cresciuti in un Novecento che almeno di questa esperienza faceva, cioè, sono cose molto interessanti quelle che dice Cristian, più che domande, sono tutte, che quindi non è che, diciamo, no, quella delle percentuali sì è così, insomma, è l'effetto che provoca l'informazione. Posso dire a difesa che quando ti dicono di dare percentuali è sempre, no, perché ricordo una cosa che fecero dei miei amici ebrei, dovevi dire quanti erano gli ebrei italiani, e molti dicevano che erano di più dei 30-40 mila, e quindi secondo loro la sovravvalutazione era un indice di antisemitismo, però mi ricordo che giudicavano antisemiti anche quelli che dicevano che erano molto pochi. Allora uno non sapeva dove indovinare la risposta esatta, altrimenti si è sospetti. Questa cosa dell'emigrazione naturalmente è il frutto di una campagna pedagogica, appunto, drammatizzazione e deformazione dei problemi, e naturalmente è faticosissimo. Adesso, poco fa, per ragioni diverse, sentivamo Luigi Manconi, è faticosissimo il lavoro che fanno, per esempio associazioni come Luigi Manconi a Buon Diritto, che nascono con delle motivazioni ideali, poi si tornano a fare del realismo proprio, cioè a star lì tutti i giorni a cercare di dire come stanno davvero le cose, che sono esattamente come stanno i numeri e come sono le leggi. Le due cose apparentemente più indeformabili che invece vengono continuamente deformate. La seconda cosa brevissima sulle connessioni, perché invece la terza, quella di stare solo tra simili, è molto magari qualche, è quella delle connessioni. Sì, capisco, io lì sono un po' più, appunto, pure più progressista pure di te, non solo dell'interlocutore del libro, perché so perché secondo me la connessione è un modello, anche perché vedo. Sì, tu hai ragione, tu è come se vedi la superficialità delle connessioni. Io vedo anche però il pericolo di un pensiero molto diffuso, che è un pensiero disconnesso, che è provocato dalla rete, perché la rete provoca il fatto che tu puoi conoscere molte cose, molte più di prima, molte diverse, approfondirle. Qualcuno parla di tribalizzazione o di balcanizzazione, cioè la rete permette di stare dentro, e qui tocchiamo poi l'ultimo punto, il tuo mondo, essere molto informato su una cosa, essere completamente saziato, diciamo, rispetto al passato, quando avresti fatto fatica a trovare appassionati, non di manga, perché ma di sottogeneri di manga, io manga so che è un termine troppo generico, ecco, tu appassionato di sottogeneri di manga, un tempo eri isolato, non so, qui a Trani, nel libro faccio l'esempio di altri paesi, uno era appassionato di manga a Ovada o a Monterotondo, era l'unico del paese, non sapeva con chi parlare, veniva considerato uno scemo al bar perché tutti parlavano
di Sanremo, del campione di calcio, adesso invece in rete magari lui è un'autorità in Giappone, perché dicono Wada o a Barletta, c'è cioè uno fighissimo, però nel bar magari continuano a considerarlo. Però lui sta lì dentro, allora siccome temo molto le disconnessioni, le tribalizzazioni, l'idea che si connetta, per il resto mi sembra idiota appunto proporre di fare articoli di giornale, però questo delle connessioni, spero che non facciano la connessione tra l'osso radio e la radio, spero che tu abbia diciamo preso in giro me con questa connessione, spero non sia mai verificata, però l'ultima cosa è piuttosto interessante, questa, perché questa appunto è una delle trasformazioni antropologiche più spesso attribuite alla rete, è questa della cosiddetta omofilia, che è una cosa legale, non è perseguitata come le altre forme di homo, ed è il fatto che tu tendi a stare tra simili, che la rete... E questo, se è vero, c'è un blogger democratico americano, democratico nel senso diciamo americano, cioè che diciamo di idee e di riferimento al Partito Democratico, a un certo punto disse basta, io frequento e al mio blog partecipano, io ascolto solo persone del Partito Democratico, e ha lanciato un appello, diciamo più o meno nazionale, a persone del Partito Repubblicano, dice sentiamoci, andiamo a prendere una birra. Ha ricevuto una risposta, è uscito una volta e ha detto pure che è stata una bruttissima serata questo esperimento di rottura. Io che, cioè, secondo me, per esempio, qui uno dovrebbe pure qui fare un esercizio un po', ma è un po' una tendenza umana quella ad avere intorno persone che la pensano come te, insomma, che cioè, non so bene come valutare questa cosa appunto della rete che si sta solo tra simili e ci si fomenta, come si dice a Roma, la parola sia ormai nazionale, cioè sì, essendo sempre tra simili, ognuno la dice. Io sono cresciuto in un quartiere di Roma dove erano quasi tutti comunisti, salvo mio padre e un suo amico. Poi mio padre e il suo amico si sono sposati due sorelle e hanno creato un enclave omofiliaco, direbbero i sociologi, di democristiani in questa zona rossa. Che gli vuol dire? Dice, ma perché vi scegliete tra sì? Cioè, capisci? Poi dopo io e mio cugino dall'interno abbiamo, diciamo, fatto esplodere questa cosa. Poi vabbè, è arrivato il Partito Democratico e fino al divertimento, perché i democristiani comunisti sono tutti andati nel Partito Democratico e non c'è stata più questa cosa molto divertente di questa zona. Però per esempio quella è interessante, vedi, per esempio in zone di grande conflitto c'era una tale condivisione di elementi di vita, questo secondo me manca. In realtà è per questo che io sono un po', non credo solo, ossessionato dal tema dell'eguaglianza, non credo solo per inclinazione ideale, oppure per debolezza psicologica, mi dà fastidio il privilegio persino quando potrei esercitarlo io, non lo so, e che mi sembra che, appunto, riflettendo proprio su, prendiamo questa cosa, ma è venuta per caso, prendiamo il quartiere dove sono cresciuto, erano tantissimi comunisti e poi c'erano un po' di democristiani, e le campagne elettorali erano violentissime, si picchiavano, le cose elettorali erano divertentissime, lo scrutinio, io vi partecipavo perché uno dei democristiani era il portiere della scuola, quindi riusciva col possesso del luogo dove si svolgevano le elezioni a deformare minimamente i risultati elettorali. I comunisti vincevano comunque, ma loro truccavano le schede, delle scene meravigliose, c'erano le matite, non so se è qualcosa, ma si mettevano le matite nella fede, poi quando la scheda era bianca si diceva ma guardiamola bene, e intanto si... passava sullo scudo crociato, così erano le elezioni, sono cresciuto guardandone molte, e mi ricordo uno spettacolo. Io mi chiedo, ma perché quelli non si ammazzavano tutti i giorni? Perché avevano degli elementi di condivisione, intanto materiale, perché erano tutti poveri, e poi questa idea di società era uscita dalla guerra. Ora, il vero problema è questo, non è il fatto che si sta troppo tra simili, è che tutti i terreni di condivisione, a partire da quello dell'eguaglianza, è talmente divaricata sul piano dell'eguaglianza economica la società, che manca completamente quel terreno di contenimento delle differenze e delle ostilità. È questo secondo me che manca, ed è la ragione per cui secondo me, ma qui forse... troppo economicista, poi manca un'idea condivisa di società, perché sono troppo le differenze a partire da quelle economiche che l'hanno forzata, diciamo, questa idea di società, e tutte le cose ci sembrano enormemente conflittuali e irriducibili, quando non ci è sembrato irriducibile alla fine non l'è stata tutta la contrapposizione ideologica davvero invece cruciale che ha diviso il Novecento. Stiamo dalla stessa parte per una serie di cose, però appunto
Almeno adesso andiamo, sì, andiamo a mangiare. E... No, magari facciamo pure. Qualche domanda così. Allora, ti lancio quest'ultima cosa veloce. Mi viene in mente l'altro giorno, mentre stavo ascoltando Radio 3, a un certo punto c'è un programma che parlava dei nuovi catari, la comunità in Umbria. Che di 8 spero persone, che Radio 3 parli pure di cose più coinvolgenti, no, nel senso che l'intero paese. No, sono stato incantato un'ora, era una trasmissione bellissima, veramente su appunto. No, quindi... sono bellissime, che a volte penso prendano dei punti di riferimento un po' specifici. Non te li immagini, i nuovi catari invece appunto è una realtà... no, però dicevo appunto una delle cose, a un certo punto sei citato in un libro che scrisse qualche anno fa Lucia Annunziata, 77, e tra personaggi appunto ci sei anche tu, e già nel 77, insomma in un'atmosfera con dei contrasti molto più accesi, tu in qualche modo eri una figura di mediazione. Ti lo dico perché in qualche modo, diciamo, quest'estate noi ci siamo ritrovati a fare un po', invece stavamo da due parti diverse. Problema politico a Roma, forse qualcuno l'ha seguita questa questione, c'era da 3 anni, c'era un teatro che era stato occupato, Valle. Io ero uno dei sostenitori, anche uno degli occupanti a un certo punto del Valle, e quest'estate a un certo punto il Valle è stato riacquisito dal Teatro di Roma, è diventato di nuovo teatro pubblico, però bisognava capire in che modalità questa cosa poteva accadere, cioè far finire l'occupazione, che cosa si poteva fare, era giusto far finire l'occupazione, questa occupazione che quale risultato avrebbe portato. E ci siamo ritrovati appunto che da una parte stavamo da due parti diverse, insomma, stavamo, come dire, a fare le assemblee dalla mattina alla sera con gli occupanti, invece appunto ti eri ritagliato, ti era stato affibbiato questo compito, anche in grado forse a un certo punto di fare il mediatore da parte del Teatro di Roma, che a sua volta insomma era stato incaricato dal Comune di Roma di essere molto complicato, diciamo, comunque c'erano le istituzioni e gli occupanti, abbiamo fatto una trattativa lunghissima da due parti opposte da del due parti tavolo opposte. E questa questione del contrasto, del conflitto, cioè di come ci si confronta, avendo due idee molto diverse, insomma l'abbiamo un po' vissuta insieme, alle volte abbiamo litigato ferocemente, alle volte abbiamo detto forse abbiamo trovato delle cose. Mi viene in mente perché appunto prima hai citato Manconi, e ieri Manconi e Travaglio hanno, come dire, hanno pensato, cioè Travaglio non c'era, voi Manconi non c'era, insomma Travaglio ha citato, come dire, Manconi con un'idea molto diversa di società. Ti ha detto, no? Prima, nel senso che Travaglio nel dialogo che ha avuto con ieri, poi appunto io non c'ero, mi è stato molto riferito, ha attaccato pesantemente quella generazione. Quella generazione che in qualche modo, la generazione dei sessantottini, la generazione di lotta continua, la generazione che in qualche modo ha fatto delle battaglie sociali anche appunto ormai così. Oggi, come dire, quei due mondi lì, cioè un mondo socialista, un mondo garantista, un mondo che cerca la giustizia sociale, invece un mondo che cerca in qualche modo un tipo di giustizia giuridica, alle volte così, sono due mondi che veramente non... è un vero contrasto, cioè è un vero contrasto che in qualche modo ha diviso la sinistra del paese, effettivamente con delle difficoltà di composizione. Questo stesso contrasto tra, come dire, mediatori, garantisti e invece duri e puri, così io l'ho vissuta d'altra parte allo stesso modo, appunto in questo luglio molto acceso, questo luglio agosto molto acceso, c'era anche questo. Secondo te come se ne può venire fuori? Dare questa domanda non se ne può venire fuori, perché parla di 40 anni di cose che poi magari nessuno conosce, come nessuno, pochi conoscono, come appunto la vicenda del Teatro Valle, che era appunto questo posto bellissimo di Roma occupato
in maniera secondo me molto, molto intelligente e molto propositiva dagli occupanti, e quindi il fatto che una volta potendo tornare ad essere uno spazio pubblico, bisognava risolvere il problema però di questi che c'erano dentro. Per me è stata un'esperienza che non avrei mai voluto fare prima, nel senso che io per anni ho detto che la questione del Teatro Valle è una questione insolubile, perché era un posto dove si facevano delle belle cose ma occupato da persone che non ne avevano alcun diritto. Era una contraddizione insolubile per me sul piano, come si dice, della mia idea del mondo, perché questi fanno veramente belle cose, però perché devono farle loro e perché non le può fare l'istituzione pubblica, appunto il servizio? Come nel frattempo mi era stato dato un incarico al Teatro di Roma, ma quello è venuto fuori che sembra che quasi l'unica persona in tutta Roma potesse affrontare. Insomma, si sono tutti rifiutati di affrontarla, alla fine diciamo l'ho dovuto affrontare io, un po' per esclusione. Non credo abbia molti rapporti con questa cosa di mediazione, anche se come dire, non apprezzo la tua idea di vedere una continuità biografica nel fatto che nel 77, perché tutto dipende dai tempi, nel 77 essere mediatori voleva dire riconoscere anche solo vagamente all'altro il diritto di esistere, di non essere cacciato dalle aule università, quindi... Però può darsi che dentro c'è una cosa per cui, qui però devo citare Manconi, bisogna sempre trattare, anzi bisogna trattare l'intrattabile, come dice lui, cioè trattare quando proprio non ci sono le possibilità di trattare. Questa mi sembrerebbe una chiave che applicata su scala geopolitica forse implicherebbe qualche comportamento diverso, ma non voglio dare lezioni. Penso che appunto sì, forse questa è una differenza che tu intravedi, modalità diverse, no? Appunto, giustizialismo, garantismo, sono parole, guarda, tra l'altro una cosa bella che stiamo facendo a Radio 3, accanto ai Catari, è quella di rileggere Beccaria, Cesare Beccaria, è uno dei libri veramente più belli, anzi, uno dei pochi capolavori italiani conosciuti nel mondo, anzi, poi ne parliamo con Remo. Io credo che solo Beccaria sia l'unico italiano tradotto come saggista, cioè non come... Solo Gramsci forse ha una circolazione internazionale paragonabile a Beccaria, eppure di Beccaria non, è il 250° anniversario e non c'è una parola. E tra le ragioni, secondo me, c'è, Cristian, il fatto che veramente leggere diritti e pene, siccome nei diritti e pene i temi della giustizia e del diritto, quindi quelli che hanno generato le due precipitazioni, quella della giustizialista e quella garantista, stanno intrecciati, vanno insieme. È un libro che non puoi utilizzare come polemica politica. Dunque il 250° anniversario, sapete che i giornali non sanno come riempire le pagine finché non arrivano questi studenti che fanno i compiti. Per cui gli anniversari li fanno tutti, voi leggerete anniversari di persone che non solo alla sua epoca non si filava nessuno, ma che non si è filato nessuno dall'anniversario a oggi, per così dire. Di Beccaria non parla nessuno, il 250° anniversario di un capolavoro italiano, uno dei pochi libri italiani conosciuti, apprezzato già all'epoca, che ha generato riforme reali, ha generato l'abolizione della pena di morte in Toscana, il nuovo codice in Russia, perché la zarina Caterina lo ammirava, l'ammirazione in lui, non ne parla nessuno. Perché? Perché non può essere ridotto a queste due categorie un po' grottesche di giustizialismo e garantismo, che sono invece quelle che si disputano. Eppure parla Beccaria delle cose di cui parlano le prime pagine dei giornali, è un'esperienza abbastanza frustrante o anche interessante, perché io l'ho letto, parla proprio la riforma del carcere, quanto si può stare in carcere, come si può stare, perché si può stare in carcere, come va fatto un processo, che il processo va fatto subito, se no si perde il senso del rapporto tra pena e delitto, è ovvio, no? Se il processo viene fatto dopo 10 anni, insomma dice delle cose che sembrano fotocopiate nelle prime pagine dei giornali, dei titoli delle prime pagine dei giornali, eppure nessuno lo cita. Perché? Perché non è riducibile a questa cosa, questo perché... E questa cosa, sì, in effetti tu vedi, adesso io ieri non c'ero in questo dibattito Travaglio, naturalmente come tutti i festival arrivano degli echi, la sera poi si sente l'eco di Travaglio, lo stesso Travaglio a tavola faceva l'eco di Travaglio, quindi insomma quello che si è detto ieri pomeriggio l'ho sentito un po' trascinato. Che ti devo dire? All'epoca c'era i giornalisti come Camilla Cederna che cercavano la verità sulla strage di Stato, e i giornalisti come Indro Montanelli che dicevano che il sudore degli anarchici aveva sedotto Camilla Cederna. Travaglio appartiene a quella cosa là, di Indro Montanelli, al suo allievo, continua a replicare. Dopodiché nel tempo mi sembra che anzi le differenze si sono ridotte, nel senso che io molte cose, sono un lettore abbastanza quotidiano del Fatto, penso a alcune delle cose che lui dice, però sotto c'è una diffidenza che non è di oggi, secondo me, è un po' di allora, è tra chi
pensava che insomma la società andasse cambiata, potesse migliorare in questa direzione, libertà e uguaglianza, e chi, Andrò Montanelli, insomma, una vita talmente lunga e complicata che è difficile riassumerlo, però insomma aveva cominciato con le negrette in Africa e non si accorgeva che gli italiani buttavano i gas, stava lì, grande giornalista, non si accorgeva che buttavano i gas, e poi non si è accorto che la strage non l'hanno fatta gli anarchici degli anni 70. C'è una certa continuità che certo non depone a favore della credibilità anche proprio fattuale di questa sottocultura italiana. Può darsi che dentro ci sia un'idea della società come una cosa molto complessa, come è complesso il Teatro Valle, col quale, verso il quale puoi fare varie due atteggiamenti: o li sgomberi, probabilmente Indro Montanelli infatti ha avuto posizioni diverse, una parte del fatto diceva di sgombrarvi tutti e subito, l'altra parte invece diceva che ero io che vi sgombravo, ho detto, invece io non ho sgombrato nessuno naturalmente, perché invece c'è un'altra strada, cioè quella di riconoscere le realtà per quello che sono, riconoscere le qualità che hanno anche quando sembrano non averle, perché voi per una parte anche consistente dell'opinione pubblica non avete nessuna qualità, eravate solo degli occupanti senza nessun diritto, e provare a fare una cosa che magari era pure inedita, perché non è mai successo effettivamente che un'istituzione come quella che rappresentavo proclamasse che bisogna andare a lezione dai movimenti, cioè imparare da voi qualcosa e anche offrire una via d'uscita che non era né la repressione né la consunzione, perché in realtà i fenomeni come questi, come li affronta le occupazioni, le insorgenze sociali, vengono affrontate sempre o con la repressione o puntando sulla loro consunzione. E infatti le occupazioni finiscono tutte prima o poi, perché? Perché qualcuno ti sgombera o perché dentro ti stufi. Voi avete avuto una grandissima capacità di non stancarvi, cioè di non finire per consunzione, e quindi bisognava evitare che finisse per repressione. L'abbiamo evitato per ora, ma insomma l'abbiamo evitato, e questo sì, forse è stata un'applicazione di cose che ci stanno nel libro. Vi posso dire una cosa, tanto vi considero intimi, io non me ne ero accorto, però un giorno una signora, non era un occupante del Valle perché era una che aveva il triplo della tua età, che è l'età media del, purtroppo, degli ascoltatori di Radio 3, temo dei lettori del libro, così, questa si è avvicinata e ha detto: ma lei si è accorto che qui al Teatro Valle ha applicato quello che c'era scritto nel libro? Io non ci avevo pensato, francamente, perché insomma era, come sai, abbastanza faticoso fare tutti quegli incontri e quelle discussioni che uno pensava. Però in fondo sì, c'è un'idea di, diciamo, di realismo rispetto a quello che accade, di assunzione e di cercare in quello che accade la qualità. Se uno la trova nel Teatro Valle, forse la trova pure in Facebook, sì, con qualche sforzo. Un applauso. È 1:30. Ci salutiamo. No, io vorrei ringraziare Cristian, davvero è un intervistatore, non è un intervistatore, è una dialogante veramente formidabile. No, vorrei farvi notare che quello che abbiamo appreso da Cristian Rano, che lui insegna, quindi ha un lavoro a tempo pieno, lavora in una casa editrice, collabora con la Rai Storia, tutte quelle cose, legge molti libri, ne ha citati alcuni di inediti e forse di non stampati, di inconosciuti e forse nemmeno stampati, è un occupante del Teatro Valle, e poi dice che i ragazzi sono ansiosi perché fanno troppe cose, cioè sono multitasking altrui, è sempre gli altri che sono quelli che fanno un po' di proiezione forse. Con l'incontro, il caffè con l'autore, che si terrà nel nostro spazio caffè, di cui ringraziamo molto, e ringraziamo Marino Sinibaldi, che consideriamo un amico dei dialoghi, e ci vediamo.